Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo di un argomento molto sensibile in questo periodo invernale che riguarda l'olio nei motori oleodinamici. Ti ricordo come al solito che se il video ti piace metti un mi piace sotto, iscriviti al canale e cosa importante anche clicca sulla campanella in modo da essere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Allora, chiariamo subito un aspetto: l'olio dei motori oleodinamici non si consuma né evapora e non svolge la stessa funzione che svolge l'olio del motore dell'auto. Non ha il compito di lubrificare il motore, ma in realtà ha il compito di muovere effettivamente l'operatore, di far uscire e rientrare lo stelo dell'operatore. È un circuito chiuso, un po' come il circuito dei freni dell'auto. Allora, come avrai avuto modo di notare sul nostro sito shopsegema.it, il nostro sito di vendita ricambi per automazioni, per ogni marca che gestiamo noi abbiamo un tipo di olio diverso. Addirittura all'interno di alcune marche ce ne sono due tipi. Questo perché ogni operatore, ogni modello di operatore di ogni casa produttrice ha la necessità di avere il proprio olio e questi tra le altre cose non sono intercambiabili perché hanno delle qualità molto diverse. Per fare un esempio banale, questi sono tre tipi di olio: uno della GBD, uno della PAC e uno della BFT, e sono tra di loro completamente diversi al di là del colore, diciamo, dell'olio. Una qualità particolare diversa tra i tre, per dire, è la viscosità. Ci sono oli molto più viscosi e ci sono oli molto meno viscosi, e quindi se si dovessero invertire tra di loro i relativi operatori non funzionerebbero. Ma quando è necessario sostituire l'olio negli operatori oleodinamici? Allora, se facciamo una manutenzione ordinaria, considerando, dovremmo un po' distinguere tra un motore che lavora in ambito privato e uno in ambito condominiale. Sicuramente quello nell'ambito condominiale va sostituito più spesso, però diciamo che nell'ambito privato possiamo sostituirlo anche ogni 5 anni, se non abbiamo problemi prima, logicamente. Una cosa importante è che ad ogni manutenzione che noi facciamo all'operatore, quindi se andiamo a sostituire le guarnizioni, se andiamo a sostituire la pompa, l'avvolgimento, l'olio dovrebbe essere sempre rimesso nuovo. Allora, facciamo un esempio per dire: negli operatori BFT questo qua è un Lux usato, logicamente, ma l'oro, che è l'altro operatore BFT, è uguale. Il carico dell'olio è nella parte posteriore, quindi l'operatore è normalmente montato così in orizzontale. Per sostituire l'olio noi dovremmo smontarlo dall'anta, metterlo in verticale, svitare il tappino dell'olio e poi svuotarlo e poi riempirlo nuovamente. Ma come si svuota completamente un motore di cancello olio dinamico? Allora, rimuovendo il tappino e girando, logicamente si svuota tutta questa parte qua, quella prima della testata di distribuzione. Questa parte qui non si svuota per caduta, perché deve passare a pressione attraverso alcuni condotti. Quindi, per farlo passare, una volta che voi avete svuotato questa prima parte, dovete fisicamente prendere lo stelo, magari infilandoci un cacciavite o qualche altro attrezzo, e muovere lo stelo, magari precedentemente sbloccate con l'apposita chiave l'operatore, e dovete muovere fisicamente il pistone affinché possa spingere l'olio nella parte questa qui del serbatoio, e quindi potete svuotare completamente l'operatore. Allora, per quanto riguarda l'olio BFT, noi abbiamo sul sito shopsegema.it le confezioni da 1 litro. Considerate che il Lux della BFT porta circa 1,2 litri, mentre l'oro, che è quello più piccolino, porta 0,75 litri. Quindi per l'oro vi basterà una confezione, per il Lux ne dovrete acquistare 2. Se state vedendo il video e dovete riparare un operatore della BFT, sotto trovate il codice sconto per l'olio, il codice che può utilizzare solo chi ha seguito il nostro video. Allora, non è sempre così semplice sostituire l'olio, perché ci sono operatori che sono completamente sigillati, come gli operatori della GBD, i top, o i modo, che sono quelli più vecchi, insomma quelli in circolazione ancora, sono quelli prodotti ancora, sono i top. Questo tipo di operatore viene prima svuotato
dell'aria e poi successivamente viene riempito d'olio. Questo per evitare quello che succede in tutti gli operatori aerodinamici, cioè la creazione di condensa all'interno. Su questi motori non avviene, però il carico dell'olio su questo tipo di operatore è un po' più complicato e non ha, come vedete, il tappino posteriore per svuotarlo, ma rimuovendo questa flangia qui ha un tappino, di sotto, ha un tappino qui con una brugoletta che si allenta. Diciamo che l'operazione di svuotamento è più o meno sempre la stessa, svuotando la parte del serbatoio e poi muovendo il pistone davanti per svuotarlo completamente. Anche per gli operatori della GBD trovate sul nostro sito la confezione di olio da un litro, e per quanto riguarda il top porta un litro preciso, il top 291, per il 391 e il 441 un po' più di un litro. Particolarità nella GBD è che esiste un olio per gli operatori per cancelli a battente e un olio, un altro tipo di olio, sempre della GBD, per gli operatori scorrevoli, perché sono due oli che hanno due funzioni diverse. Allora, entrambi gli oli della GBD logicamente li trovi sul nostro sito shopsegema.it. Ti volevo dire una cosa importante: come avrai visto sulle misure della quantità di olio sia su DFT che su GBD, ma questo anche su FAC, ti do come indicazione sempre un litro, circa un litro, circa un litro e due. Perché? Perché in realtà la quantità d'olio nel motore olio dinamico si vede solamente in una maniera: quando man mano si riempie il motore e si manda avanti e indietro elettricamente, quando il motore diventa fluido e quindi il suo l'uscita dello stelo non fa più saltelli ma va fluida, e in quel caso sei arrivato alla misura ottimale. Magari una volta che sei arrivato, diciamo, a questa fluidità nel movimento, ne aggiungi un pochettino di più e poi chiudi il tappo e lo rimonti sul cancello. Negli operatori FAC, molto simili a BFT, hanno il tappino dell'olio posteriore e quindi li svuoti e poi, come sempre, sblocchi l'operatore e mandi avanti e indietro il pistone per far passare l'olio da questa parte qui dietro al serbatoio, e poi li riempi nella stessa maniera. Per la misura è uguale, questo è il 422, il 402, scusami, porta un litro circa, mi sembra, ma il modo di misurare, diciamo, è sempre lo stesso. Quando lo stelo esce fluido sei arrivato alla sua misura. L'olio è l'olio FAC originale, non ne puoi mettere un altro perché, come ti ho detto, la viscosità è concepita per l'operatore, altrimenti non ti funziona correttamente. Allora, l'olio lo trovi sempre in confezioni da un litro sul nostro sito shopsegema.it. Se stai vedendo questo video, sotto trovi un codice sconto per acquistarlo, e questo lo rimetti sia in BFT che in FAC. Li puoi riempire, diciamo, mettendoli in verticale, togliendo il tappino e mettendo un imbutino. Se vuoi fare un lavoro ancora fatto meglio, sull'imbutino metti un piccolo filtro come quelli che si usano per gli infusi, per intenderci, delle tisane, perché anche in produzione gli oli comunque sia hanno un po' di impurità, e se riesci a mettere un olio effettivamente pulito all'interno dell'operatore è molto meglio. Come sempre, se il video ti è piaciuto, metti mi piace sotto, iscriviti al canale, ricordati di attivare la campanella in modo tale da essere aggiornato sui nostri video, commenta sotto se hai qualche richiesta, cerchiamo di rispondere, se hai qualche suggerimento per qualche video vedremo se interessa a tutti di farlo. Ciao, al prossimo video!